Bentornati, un nuovo appuntamento insieme di Facciamo Finta Che Speciale, Sentiero di Atlantide con Nicola Bizzi. Bentornato, come stai? Benissimo, benissimo, un saluto a tutti. Una nuova domenica insieme, un nuovo appuntamento, una nuova puntata. Vediamo insieme subito, sveliamo l'argomento dopo aver dato anche un benvenuto, un bentornato a tutti coloro che ci guardano da casa, ci seguono anche in chat. Di cosa parliamo questa sera? Stasera sarà una trasmissione molto difficile, a molti darà fastidio. Ma sinceramente non ce ne curiamo, perché siamo in un'epoca di rivelazione e le verità devono saltare fuori. Non possiamo più tacere, non possiamo più stare zitti, non possiamo più ignorare la verità storica. Stasera parleremo di Italia. Ci sono dei loschi figuri che si stanno accapigliando per l'elezione del Quirinale. Sicuramente il dio Quirino avrà già maledetto e disconosciuto quel suo colle, lo avrà maledetto più volte, visto l'andazzo corrente, e si sarà voltato dall'altra parte nei confronti dell'affondamento di questa terra. Perché questa terra sta affondando, non solo metaforicamente, ma in tutti i sensi. Qual è questa terra? L'Italia. L'Italia. E noi siamo abituati male. Anche perché è un po' di tempo che qui da noi i confini non mutano. Noi siamo abituati, siamo tutti nati in Italia, siamo cresciuti in Italia. Oddio, io non ci sono nato e non ci sono cresciuto, ci sono arrivato magari un po' dopo, ma la maggior parte di chi ci ascolta, diciamo che è nato e cresciuto in Italia ed è abituato a identificare l'Italia, quale la propria terra, quale la propria patria. I confini però, lo sappiamo, sono molto labili, sono molto aleatori. Vi dico soltanto una cosa. Io ho vissuto in prima persona negli anni 90 il dramma del dissolvimento di una grande nazione europea, la Jugoslavia. L'ho vissuto in prima persona perché stavo lì. Io ho imparato a amare quella terra. E ho anche imparato a conoscere quanto i confini possano essere labili, transitori. Non so se avete visto quello che è uno dei miei film preferiti in assoluto. Se non l'avete visto, andatevelo a guardare perché può insegnare tante cose. Mi sto riferendo a Underground di Emir Kusturica, uno dei più grandi registi del mondo. Underground è un film surreale, è un film altamente simbolico, un film che non solo fa pensare, fa riflettere, ma fa anche capire tante cose che non vengono dette, ma che sono sentite. Non sto qui a riassumervi tutta la trama di Underground, vi dico soltanto andatevelo a vedere se non l'avete visto. C'è una scena in particolare in questo film in cui alcuni personaggi, in questo caso profughi, stanno scappando all'interno di un tunnel per andare dove? Verso la Germania. Un tunnel immaginario, no? Che dai Balcani portava in Germania, perché la Germania è sempre stata un po' la meta dei profughi balcanici, lo sappiamo, per tanti motivi. In questa scena, questa colonna di profughi incontra una camionetta militare dell'UNPROFOR, delle Nazioni Unite. Li ferma, scende una donna, una soldatessa,
e gli chiede: dove andate? E questi disorientati non sanno se andare avanti o se andare indietro, e alla fine decidono: no, noi andiamo in Jugoslavia, vogliamo tornare in Jugoslavia. Questa li guarda sbigottita e dice: ma Jugoslavia, ma non c'è più la Jugoslavia. Ed è commovente l'inquadratura, proprio il frame di uno di questi protagonisti del film, no? Di questi profughi, che rimane impietrito di fronte a questa affermazione e dice: come non c'è più la Jugoslavia? Cosa vuol dire che non c'è più la Jugoslavia? Ebbene, immaginatevi se da un secondo all'altro, da un minuto all'altro, non esistesse più l'Italia come noi la conosciamo. Niente di più probabile, Noi diamo tutto per scontato, no? Diamo tutto per scontato che siamo cittadini della Repubblica Italiana, che siamo residenti nella Repubblica Italiana. Repubblica Italiana che è divenuta dopo il golpe bianco, perché possiamo chiamarlo solo così. Sapete cos'è un golpe? No, un golpe è un colpo di Stato, deriva dallo spagnolo, no? Che significa colpo, golpe. Ma può esserci il golpe militare. Sono frequenti nel mondo i golpe militari, no? Lo sappiamo. E poi ci sono i golpe bianchi, quando le istituzioni continuano a farvi credere che niente sia cambiato, che ci sia la democrazia, quando invece in realtà si è instaurato un regime totalitario che si spaccia per democratico. In Italia siamo ormai al golpe bianco dal 2011, per carità, ma questo golpe bianco ha dimostrato al mondo e anche agli italiani la propria faccia negli ultimi 2 anni. E la sta mostrando soprattutto con il governo Draghi. Ebbene, io, scusate il lungo preambolo, ma io, perché ho voluto citare il film Underground? Per farvi riflettere come le cose possono cambiare anche repentinamente. La Jugoslavia era uno dei più grandi paesi europei. Lasciamo stare le polemiche, le foibe, lasciamo stare Tito. Io stasera non ho voglia di discutere di queste questioni. Stasera non mi interessano. La Jugoslavia era uno dei paesi più importanti d'Europa, nell'ambito dei paesi non allineati, perché ci si scorda spesso dell'importanza dei paesi non allineati, che hanno fatto nel bene o nel male la storia negli anni 60, 70, 80. La Jugoslavia guidava il movimento dei paesi non allineati, che non stavano né con la NATO né col patto di Varsavia. Era sì quello che era, per carità, ma era uno stato avanzatissimo per tante cose. E i cittadini della Jugoslavia si sono ritrovati dal 1989 in poi a vedere cadere quello che per decenni era stato il loro stato, lo stato dove erano nati, dove erano cresciuti, lo stato con il quale si identificavano, lo stato il cui nome era sui loro passaporti, sulle loro carte d'identità. Prima la secessione della Slovenia, della Croazia, l'inizio della guerra, la drammatica guerra civile in Bosnia e Erzegovina, e sappiamo poi com'è andata, sappiamo com'è finita. Un giorno faremo una trasmissione sulla guerra in Jugoslavia, perché ve la posso raccontare da testimone, ma non è il caso di stasera. Stasera io lo cito soltanto per farvi capire come i confini possono essere labili e come le cose possono cambiare veramente da un anno all'altro, da un mese all'altro.
Nel 2011, quando è iniziato il golpe bianco in Italia, oddio, golpe bianco che se vogliamo è iniziato con Tangentopoli nel 92, però diciamo che nel 2011 è stato palese, perché nel 2011, complice Napolitano, è stato deciso che gli italiani non dovessero più votare. Ormai il voto era divenuto superfluo in Italia. Perché? Perché dovevano essere portati a compimento determinati piani decisi, non qui, ma in cabine di regia straniere. Ebbene, nel 2011 ci sono stati festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, 1861. Nel 1861 nacque ufficialmente il Regno d'Italia. Avvenne la cosiddetta Unità d'Italia. Erano gli anni del cosiddetto Risorgimento. In tutte le piazze di ogni vostra città, anche dei più piccoli paesi, trovate monumenti a Giuseppe Garibaldi, trovate monumenti a Camillo Benso, conte di Cavour, strade, piazze, piazzali, trovate monumenti, strade e piazze dedicate a Vittorio Emanuele II, a Ubaldino Peruzzi, alla Marmora, a tutta una serie di personaggi inquietanti, Bettino Ricasoli, Urbano Rattazzi, Giovanni Lanza, e potrei andare avanti all'infinito. Il Risorgimento in Italia è un dogma, è sempre stato un dogma. Io come storico ho un po' l'allergia ai dogmi, lo sapete, no? Ormai chi mi segue da tempo avrà capito come la penso. Io i dogmi non li accetto, perché la storia deve essere libera, deve essere revisione continua. La storia deve essere pronta a mettersi in discussione in ogni momento, perché altrimenti, se non lo fa, cade preda del potere e diventa uno strumento al servizio dei regimi politici. Non è più libera, non è più libera ricerca, non è più libera introspezione secolare. Ebbene, in Italia è stato creato ad arte il mito del Risorgimento. Stasera parleremo proprio di quello. Eppure, prima di parlarne, facciamo un salto indietro. Facciamo un salto indietro di qualche anno. Abbiamo detto 1861, Unità d'Italia. Cos'è successo nell'Ottocento? Di tutto. L'Ottocento si è aperto con la stagione napoleonica, con le guerre napoleoniche. Guerre napoleoniche figlie della rivoluzione francese, lo sappiamo. Alla fine la rivoluzione francese era sfociata nel direttorio dopo l'epoca del terrore, dopo il ghigliottinamento selvaggio, che forse ci vorrebbe oggi, però non si può dire, era sfociata nel direttorio e nella presa del potere da parte di un generale corso di famiglia toscana, originaria di Montecatini. Ebbene, Napoleone Bonaparte divenne imperatore. La Francia tornò imperiale, ma l'imperatore Bonaparte continuò ad esportare la rivoluzione, a suo modo, per carità. Continuò ad esportare
i principi libertari scaturiti dalla rivoluzione francese, adattati chiaramente in salsa massonica, in senso buono in questo caso, e li esportò con la sua grande armée in tutta Europa. Quindi l'armata avanzava e tutte le varie monarchie europee retrocedevano. I Savoia vennero defenestrati. In Italia nacque prima la Repubblica Cisalpina, poi la Repubblica Cispadana. Alla fine Napoleone costituì nel nord Italia il Regno d'Italia. Napoleone poi si impossessò anche del Regno delle Due Sicilie. Ci mise suo fratello, anzi suo cognato, Murat. Le armate napoleoniche conquistarono quasi tutta l'Europa, poi si arrestarono sul fronte russo, lo sappiamo. Poi Napoleone cadde. Napoleone cadde perché cambiarono gli equilibri, ma il Regno d'Italia, fondato da Napoleone, fu il primo embrione di una realtà nazionale italiana. Una realtà nazionale italiana che non c'era mai stata. Se c'era stata soltanto al tempo dell'Impero Romano, parliamoci chiaro. L'Italia era stata unita soltanto con l'Impero Romano. Partito poi dall'Italia, dopo aver unificato l'Italia in epoca romana repubblicana, Roma si era poi spinta alla conquista di tutta l'Europa, di tutto il Mediterraneo, di buona parte del Medio Oriente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma un'unità d'Italia non c'era mai stata, se non al tempo di Roma, appunto. Napoleone tentò di unificare l'Italia, non ci riuscì. Creò questo fantomatico Regno d'Italia che durò pochi anni, a nord, Piemonte, alcune aree della Lombardia, eccetera, eccetera, eccetera. Napoleone cadde, ci fu la restaurazione, ci fu il congresso di Vienna. Venne ripristinato forzatamente lo status quo pre-napoleonico. E qual era per l'Italia lo status quo pre-napoleonico? L'Italia era divisa in una miriade di stati. C'era il Regno di Sardegna, che comprendeva l'odierno Piemonte, l'odierna Liguria e la Sardegna, governato dai Savoia. C'era il Regno Lombardo-Veneto, che di fatto era un protettorato austriaco, era dipendente dall'Austria, parliamoci chiaro, che comprendeva buona parte dell'odierna Lombardia e dell'odierno Veneto e Triveneto. C'era poi lo Stato della Chiesa, uno Stato piuttosto vasto, che comprendeva non soltanto Roma e Lazio, comprendeva anche le Marche, comprendeva anche l'Umbria, la Romagna e buona parte dell'Emilia, inclusa Bologna. C'era poi il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. C'erano tante altre realtà e poi c'era la realtà forse più importante nello scacchiere italiano. Italiano geograficamente, non per dare ragione a Metternich, per carità, però l'Italia era effettivamente all'epoca un'espressione geografica. Lo stato più importante, più popoloso e anche più ricco era il Regno delle Due Sicilie, governato dai Borboni, uno stato obiettivamente parlando molto forte, che comprendeva l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Calabria, la Basilicata, la Sicilia. Uno stato che dominava
sostanzialmente il Mediterraneo, le cui finanze erano floride. Era un inattivo, uno Stato che non aveva debito pubblico sostanzialmente, era padrone della propria moneta, emetteva una moneta sovrana che era il tornese, aveva una marina molto forte, una pressione fiscale irrisoria, un buon tenore di vita, e le statistiche poi le trovate, le potete trovare in qualsiasi libro. Ma questa situazione, successiva alla restaurazione, successiva al congresso di Vienna, era destinata a non durare. Anche perché, parliamoci chiaro, era impensabile che si potesse, dopo la stagione napoleonica, dopo il grande fermento anche intellettuale, massonico, culturale, filosofico, militare, che aveva contrassegnato l'età napoleonica, con l'aspirazione alla libertà, con la nascita di regimi costituzionali, era impensabile che si tornasse ad un'epoca di assolutismo illuminato, all'epoca precedente. È difficile tornare indietro. Tentarono di farlo. Ho dimenticato poi, naturalmente, un altro degli stati importanti, il Granducato di Toscana. Granducato di Toscana, che era stato dei Medici, che poi era passato ai Lorena, ed era ben governato dai Lorena. Uno Stato ricco, uno Stato florido, avanzato, giuridicamente avanzato, addirittura fu il primo in Europa ad abolire la pena di morte. Uno Stato in cui sostanzialmente si stava bene. Questa era l'Italia dell'epoca, l'Italia che venne ripristinata dopo la caduta di Napoleone. E era destinata a non durare, chiaramente, perché c'erano dei fermenti libertari ormai incontenibili. Questi fermenti libertari vennero sfruttati e anche manipolati, a volte in buona fede, a volte no, anche e soprattutto dalla massoneria. Però dire dalla massoneria è generico. In realtà non esiste all'epoca una massoneria. Esistono le massonerie nazionali in quel contesto storico. Ed erano le massonerie nazionali che facevano e disfacevano. L'esperienza napoleonica aveva lasciato in Italia un'importantissima traccia massonica. La massoneria sotto Napoleone era esplosa, aveva toccato forse l'apice della propria popolarità e anche della propria capillare diffusione. Sotto l'esperienza napoleonica, in tutti gli stati italiani erano nate migliaia di logge e logge che avevano fatto propria, avevano fatto proprio quel messaggio di libertà, uguaglianza, fratellanza, che veniva recepito dalle élite intellettuali europee in seguito all'esperienza della Rivoluzione francese. Perché parlo delle élite intellettuali europee? Perché all'epoca oltre l'80% della popolazione, non solo degli stati italiani, ma degli stati europei in genere, era analfabeta. C'era ancora, nella prima metà dell'Ottocento, un analfabetismo pressoché totale. La società europea era una società ancora prevalentemente contadina, legata al proprio territorio e che non conosceva quello che esulava dal proprio territorio.
certe elite intellettuali fantasticavano di identità nazionale, di libertà, sì, per carità, facevano anche bene a fantasticare, ma la realtà era anche diversa. L'Italia all'epoca era divisa in varie realtà nazionali, anche plurisecolari. L'Italia è sempre stata divisa, fino dall'alto medioevo. Non c'è mai stata un'unità italiana dopo la caduta dell'impero romano. E anche gioco forza per le varie dominazioni, per le varie occupazioni straniere, dai normanni fino ai francesi, la realtà territoriale italiana era composita, era caratterizzata da una pluralità di identità che spesso e volentieri erano ignare l'una dell'altra. Vi faccio un esempio banale. Tranne le élite colte che viaggiavano per motivi di lavoro, per motivi diplomatici, per motivi intellettuali, il contadino di Vercelli ignorava completamente che cosa avveniva non solo nel sud Italia, ma anche che cosa avveniva a Bologna, che cosa avveniva a Venezia, che cosa avveniva a Genova. Semplicemente si occupava della propria realtà territoriale, si occupava delle proprie risaie. Lo stesso il contadino di Benevento si occupava del proprio territorio, ignorava che cosa avveniva a Milano, che cosa avveniva a Genova, che cosa avveniva a Torino, che cosa avveniva a Roma. Nello stesso stato della Chiesa, che era uno stato vasto, composito, tra l'altro efficiente, lungi da me dal difendere il potere temporale dei papi, ma lo stato della Chiesa, il Granducato di Toscana e il Regno delle Due Sicilie erano tre stati, obiettivamente parlando, con statistiche alla mano, efficientissimi da un punto di vista burocratico, avanzatissimi da un punto di vista economico e fiscale. Può sembrare un paradosso, no? Che lo stato della Chiesa, che viene dipinto come il male assoluto dalla propaganda risorgimentale, avesse in realtà una burocrazia a suo modo efficiente. Ma così era. I cittadini si identificavano con quello stato, perché era il loro stato. C'erano quindi delle realtà disomogenee, completamente distanti l'una dall'altra, che si caratterizzavano anche per diverse identità culturali e linguistiche, anche linguistiche. Ebbene, è successo qualcosa. Lasciando stare le genuine spinte massoniche alla creazione di un'identità nazionale scaturite dopo la fine dell'epoca napoleonica. Queste genuine spinte massoniche costituirono un lascito dell'epoca napoleonica, ma non furono quelle a determinare il risorgimento. Semmai quelle generarono la carboneria, che è un'altra storia, che ci vorrebbe oggi. La realtà è ben diversa da come ci viene insegnata sui libri di scuola, e la missione della mia vita è demolire i libri di scuola. Io non sarò contento finché non li avrò riscritti, perché la storia effettivamente è tutta da riscrivere. I libri di scuola ancora oggi, in pieno 2022, in piena dittatura, in pieno Draghistan, ci insegnano che il risorgimento è stato
alla liberazione, che in Italia c'era un'odiosa teocrazia governata da Pio IX, che schiavizzava i cittadini, che faceva condanne a morte a centinaia di migliaia, che opprimeva i cittadini dal punto di vista fiscale, che li obbligava a pregare tutto il giorno, in sostanza uno stato dittatoriale, teocratico, addirittura che viene paragonato alla Repubblica Islamica dell'Iran, cioè siamo alla follia, che poi esisteva un Granducato di Toscana terribile, governato dal dispotismo austriaco, dove anche lì fioccavano le esecuzioni capitali, guai a chi dissentiva, e che poi esisteva il peggio del peggio, uno stato terribile, dispotico, il regno delle due Sicilie, uno stato che viene descritto come barbarico, assolutistico, dove la gente moriva di fame, dove chi alzava la testa veniva immediatamente fucilato o decapitato. Cioè, ma veramente così viene descritto il regno delle due Sicilie, ancora sui libri di scuola? La tirannide dei Borbone, ma parliamoci chiaro, era lo stato più ricco d'Europa. Veramente, a livello di bilanci, a livello di tenore di vita. Ma dava fastidio. Dava fastidio a chi? All'Inghilterra. L'Inghilterra ha sempre avuto l'ossessione per il Mediterraneo. E la Francia ha sempre avuto l'ossessione dell'Italia. La Francia napoleonica è riuscita a impossessarsi del Piemonte, della Liguria, di quello che era il Regno di Sardegna, che poi venne ripristinato dopo la caduta di Napoleone. La Francia napoleonica era riuscita, a spese dell'Austria, a impossessarsi di buona parte del nord Italia. Caduto Napoleone, viene ripristinato il Regno Lombardo-Veneto, viene ripristinato il Regno di Sardegna sotto i Savoia. Alla Francia questo non va bene, perché l'Austria guadagna terreno, riprende quello che era suo, no? I Savoia riprendono quello che era loro. All'Inghilterra, nonostante la schiacciante vittoria su Napoleone, tanto declamata, no? Perché il principale nemico di Napoleone era l'Inghilterra, nemico giurato. Ma l'Inghilterra non è andata bene la situazione della Restaurazione, perché l'Inghilterra non ha mai visto di buon occhio fin dall'inizio la situazione italiana post-Restaurazione. L'Inghilterra voleva metterci bocca, no? Voleva controllare, voleva gestire. La Francia lo stesso. In Francia poi che successe? Arrivò al potere il nipote di Napoleone Bonaparte, prima come presidente, poi si autoproclamò imperatore Napoleone III. E chiaramente Napoleone III voleva ripristinare i fasti dello zio. Si voleva rimangiare il nord Italia. Chiaro, no? Ma non lo poteva fare direttamente. Lo fece economicamente. Cominciò a finanziare i Savoia. Regno di Sardegna, uno stato, io in settimana, anzi domani, ufficialmente domani, esce il nuovo libro di Marco Della Luna, pubblicato dalla mia casa editrice, Basta Italia, un titolo molto provocatorio, il crollo pandemico dello stato mafio-massonico. So che è un titolo che a molti potrà non piacere. E va bene, non vi piacerà, non lo comprate.
Ma io vi sfido, anche se non vi piace, compratelo, perché potreste veramente trovarci qualche cosa di molto utile. Marco Della Luna, per chi ha imparato a conoscerlo, è un autore dissacrante, ma estremamente intelligente. Io ho pubblicato diversi libri suoi, fra cui Le chiavi del potere, che quando uscì la prima edizione nel 2008 venne fatto ritirare dal commercio, dalle librerie, da chi? Da Prodi. Cioè Prodi stesso si interessò, mandò i carabinieri a ritirarlo dalle librerie. E c'era un motivo, perché sputtana completamente la magistratura e il sistema politico italiano. Anche la prima edizione di Basta Italia venne censurata, addirittura venne fatta chiudere la casa editrice che lo pubblicò. E a distanza di 14 anni, Marco Della Luna ha voluto ripubblicare Basta Italia, completamente rinnovato, aggiornato alla situazione attuale. E Marco si sta battendo molto per la situazione attuale, è uno degli avvocati più impegnati in assoluto sul fronte antigovernativo. Non so come faccia, ma gestisce migliaia di cause di lavoratori sospesi, di medici, di infermieri. È un paladino veramente della libertà e della giustizia. E questo libro, lui lo ha scritto 14 anni fa, adesso lo ha ampliato e lo ha aggiornato, ma è un libro cattivissimo. Cattivissimo, ma giusto. Perché? Perché dice le cose come stanno, senza giri di parole, senza peli sulla lingua. In sostanza demolisce quella che è stata l'unità d'Italia. Spiega come sia stata una grande truffa, un grande inganno, voluto ed orchestrato non solo dalla Francia e dall'Inghilterra, ma anche e soprattutto da una lotta fra la massoneria francese e la massoneria inglese, fra il Grande Oriente di Francia e la Gran Loggia Unita d'Inghilterra, naturalmente guidata dalla Casa Reale, dalla Royal Family. Immediatamente dopo il congresso di Vienna, la propaganda britannica iniziava già a demonizzare il Regno delle Due Sicilie. I giornali inglesi cominciarono a essere pieni di articoli che attaccavano i Borbone, che denunciavano la persecuzione, la presunta persecuzione dei dissidenti nel primitivo e autoritario, dispotico Regno delle Due Sicilie. Questo perché? Perché volevano contendere al Regno delle Due Sicilie il dominio del Mediterraneo centrale. Stava per essere realizzato il canale di Suez e l'Inghilterra ci voleva mettere le mani. I Borbone lo stesso. Il Mediterraneo centrale era dominio dei Borbone. I Borbone erano un ostacolo. Ferdinando II era un ostacolo mortale per l'Inghilterra, per il dominio dell'Inghilterra sui mari. All'Inghilterra l'Italia interessava relativamente. All'Inghilterra interessava soltanto una cosa: che qualunque Stato si palesasse in Italia non rompesse i coglioni, e scusatemi il francesismo, non andasse contro i propri interessi. E avrebbe ottenuto uno Stato, o comunque una confederazione di Stati, comunque fosse andata, conforme ai propri interessi attraverso la massoneria, purtroppo. Perché in Italia, dopo la stagione napoleonica, in cui veramente era nata una massoneria italiana autentica, tutto decadde.
decadde sotto il peso delle persecuzioni, perché nel Lombardo-Veneto la massoneria venne perseguitata. Nel Granducato di Toscana inizialmente no, successivamente sì, nonostante che Leopoldo II di Lorena e Francesco I fossero massoni. Nel Regno delle Due Sicilie veniva tollerata, ma non apertamente. In altri stati italiani, come nel Regno di Sardegna, veniva ufficialmente perseguitata. Nello stato della Chiesa era ufficialmente al bando. L'Inghilterra provvedette, insomma, diciamola, chiamatela come volete, alla creazione di una massoneria nazionale italiana, strettamente dipendente dalla Gran Loggia Unita d'Inghilterra. E lì ci pensò Zambeccari, agente degli inglesi, con la creazione della Loggia Ausonia. Io di questo parlo nel mio libro La crisi della Repubblica dei Partiti, dal crollo del muro di Berlino a Tangentopoli. Ripercorro queste tappe. E presto pubblicherò un mio libro, presto veramente, a fine febbraio, intitolato Risorgimento e Massoneria, una storia di inganni e di tragedie, in cui da massone denuncio le malefatte della massoneria di quegli anni. Perché un conto è chi era in buona fede, chi veramente auspicava un riscatto nazionale, un'unione di stati, un'unione di popoli, una libertà. Io invece non giustifico chi era al soldo degli inglesi e dei francesi per ragioni geopolitiche e geostrategiche inglesi e francesi. Alla Francia interessava il controllo del Nord Italia affinché il Nord Italia non fosse più controllato dall'Austria. Questo interessava a Napoleone III, a Luigi Napoleone. È per quello che lui finanziò oltre ogni misura, non gratuitamente, con prestiti da strozzinaggio, l'esercito del Regno di Sardegna. Il Regno di Sardegna era uno stato molto particolare. Era uno stato falsamente democratico. Carlo Alberto era stato costretto a promulgare lo statuto, cosiddetto statuto albertino, ma in realtà era uno stato autocratico piuttosto dispotico, uno stato in cui regnava l'ordine, per carità, la criminalità era quasi assente, ma c'erano, senza scherzi, 10 volte più esecuzioni capitali rispetto allo stato della Chiesa o al Regno delle Due Sicilie. Era facilissimo finire davanti a una forca o a un plotone di esecuzione nel Regno di Sardegna. C'era uno stato sostanzialmente militaresco, uno stato da caserma che funzionava, sì, funzionava per l'ordine pubblico, ma non funzionava per l'economia. Lo stato di Regno di Sardegna, dopo il ritorno dei Savoia, alla fine dell'esperienza napoleonica, quando i Savoia tornarono, fu uno stato economicamente fallimentare. Già lo era prima. Si ritrovò ad essere indebitatissimo. Avevano un debito pubblico stratosferico, un'inflazione incredibile, incontenibile, una disoccupazione piuttosto elevata, e soprattutto le casse vuote che tutte le varie guerre di indipendenza, che vengono fatte passare come guerre di indipendenza, che in realtà erano guerre fra il Regno di Sardegna e l'Austria, finanziate e sponsorizzate dalla Francia. Queste guerre costavano tanto e depauperarono completamente le casse del Regno di Sardegna,
Napoleone III finanziava, ma finanziava a prestito. Chiaramente i prestiti poi andavano restituiti, ma lui finanziava non per munificenza o spirito altruistico, ma perché voleva in realtà un regno di Sardegna forte a spese degli austriaci e gestibile dalla Francia. L'Inghilterra poi mise la sua lunga mano sull'Italia. L'Inghilterra capì quanto fosse necessario finanziare e sponsorizzare il Regno di Sardegna per sconfiggere definitivamente quello che era il suo nemico mortale, il Regno delle Due Sicilie. E qui avvenne una situazione particolare che i libri di scuola non vi diranno mai. Si rischiò addirittura per un certo momento una guerra fra Francia e Inghilterra per l'Italia. Guerra che poi venne scongiurata per miracolo, perché Francia e Inghilterra e soprattutto le massonerie inglesi e francesi si misero d'accordo. Si misero d'accordo e la guerra di Crimea fu lo spartiacque. Quando Camillo Benso, conte di Cavour, un buon statista, per carità, solo che Camillo Benso, conte di Cavour, massone, e dopo farò una bella tiratina d'orecchi a certi gran maestri contemporanei che continuano a negare spudoratamente l'appartenenza massonica di Cavour, di Mazzini e di tanti altri personaggi rinascimentali, e lo fanno per secondi fini. Poi dopo ne parleremo. Ma Cavour non apparteneva alla massoneria inglese. Cavour era regolarmente affiliato al Grande Oriente di Francia. Poi era anche membro onorario di diverse logge italiane, fra cui una loggia di Pisa. Quando Cavour morì, che fra l'altro morì avvelenato, Cavour venne ucciso dai servizi segreti francesi, perché secondo loro li aveva traditi. Una loggia di Pisa fece il funerale massonico a Cavour. Non è che una loggia si può così improvvisare e, che so, muore, facciamo un esempio, alla Lamorgese. Non è che una loggia di Pisa può fare il funerale massonico alla Lamorgese. Cioè, non ha senso. Lo fa se la Lamorgese appartiene a quella loggia. Ora dico la Lamorgese per parlare di un esempio contemporaneo, per carità. Chiaramente, se una loggia di Pisa fece il funerale massonico a Cavour, significa che quantomeno era membro onorario di quella loggia. Ma in realtà Cavour era a tutti gli effetti un affiliato della massoneria francese e ha sempre tenuto le parti della massoneria francese. Cavour era una persona molto pragmatica. Lui si dimostrò contrario fin dall'inizio all'annessione forzata del Regno delle Due Sicilie. Secondo lui sarebbe stata una rovina. Una rovina è un qualche cosa di ingestibile, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista militare e sociale. E aveva ragione. Purtroppo le cose andarono diversamente. Purtroppo la massoneria inglese, che non si fidava dei Savoia, mise in campo una serie di personaggi che erano dei propri agenti, fra cui un ladro di cavalli, al quale poi sono state dedicate tante piazze in Italia, tanti monumenti, Giuseppe Garibaldi.
A molti non piacerà quello che dico, ma Giuseppe Garibaldi era un avventuriero, era un filibustiere, dai, un ladro di cavalli, perché effettivamente rubava i cavalli. Gli avevano anche mozzato gli orecchi come condanna per i suoi furti. Viveva di espedienti in Sud America, viveva di rapine, viveva di truffe e di altre attività più o meno lecite. Aveva partecipato a diversi moti insurrezionali, era un mercenario. Era stato iniziato alla massoneria in Sud America. Non aveva mai raggiunto gradi elevati, era divenuto maestro, era entrato anche nel rito scozzese come maestro segreto, il quarto grado, che poi il primo step del rito scozzese antico accettato, dopo in Italia, per ripagarlo delle sue conquiste, venne elevato sulla spada al 33° grado del rito scozzese e addirittura diventò il gran maestro della massoneria italiana, cioè un quarto grado, un maestro segreto. Elevato sulla spada al 33° grado. È follia! Ci sono esempi simili, anche Mussolini venne elevato al 33° grado dal gran maestro della Gran Loggia d'Italia, Raul Palermi. Mussolini non era neanche un maestro. Mussolini si era affiliato alla massoneria in una loggia svizzera e non aveva mai capito niente di massoneria. Niente. Ma sta di fatto che questa figura di Garibaldi è una figura inquietante, perché Garibaldi era a tutti gli effetti non un agente piemontese, non era al soldo dei Savoia, non era al soldo della volontà di un'unità d'Italia voluta dai Savoia. I Savoia non volevano niente, i Savoia semplicemente volevano salvare il proprio debito pubblico, le proprie finanze. Era uno Stato, il Regno di Sardegna, talmente indebitato che aveva la necessità della guerra. Messo fra l'incudine e il martello, se non faceva guerra e se non si annetteva dei territori, incluse le finanze di quei territori, rischiava la bancarotta. Non l'avrebbe rischiata la bancarotta, perché chiaramente sarebbe stato coperto dalla Francia e dall'Inghilterra, ma la condizione qual era? Condizio sine qua non. Fare con le buone o con le cattive l'unità d'Italia, per fare piacere alla Francia e all'Inghilterra. Quindi iniziano le guerre. Iniziano le guerre finanziate dalla Francia contro l'Austria, tutte le varie battaglie, ora non ve le sto a riassumere. E poi iniziano gli scontri con lo Stato della Chiesa. Ma non basta, non ce la fanno. Arriva Garibaldi. Arriva Garibaldi, agente inglese, con la sua masnada di delinquenti, i cosiddetti mille, un manipolo di criminali, di ergastolani, lasciatemelo dire, che grazie ai finanziamenti inglesi, ingenti finanziamenti inglesi, si armarono e parallelamente alla linea politica del Regno di Sardegna combatterono, perché loro agivano in proprio. E questo faceva comodo anche a Vittorio Emanuele II, perché Garibaldi agiva in proprio. Era un mercenario con il proprio esercito mercenario, fatto passare dai libri di storia come i mille volontari garibaldini, difensori della libertà, sprezzanti del pericolo.
erano mercenari violenti, pericolosi, sanguinari. E si è visto come attaccarono lo Stato della Chiesa, come cominciarono a eroderne i territori. Fucilavano uomini, donne, bambini, anziani. Fucilavano chiunque gli si opponesse. Io ho avuto documenti d'archivio, potrei scriverci libri, libri, libri. Cosa non hanno fucilato quei personaggi per ordine di infauste figure come Nino Bixio? Hanno fatto stragi. E alla fine poi sbarcarono in Sicilia. Sicilia che era in buona parte segretamente controllata dagli inglesi. Marsala, Trapani, tante famiglie inglesi, famiglie molto importanti, avevano impiantato lì industrie, fiorenti industrie. In Marsala, vini, un sacco di altri prodotti, erano tutti gestiti dagli inglesi. E fu grazie alla Marina Britannica che gli spianò la strada, che questa masnada di delinquenti mille riuscirono a sbarcare in Sicilia. Ma questi qui sbarcarono soltanto dopo che venne finito di corrompere lo Stato Maggiore borbonico. È provato e documentato che mentre l'esercito borbonico si difese con onore, allo stesso modo in cui fece l'esercito dello Stato della Chiesa, buona parte dello Stato Maggiore, quasi tutti i generali, venne comprato dall'Inghilterra con ingenti quantitativi di piastre d'oro turche. Utilizzavano all'epoca la moneta dell'Impero Ottomano, la piastra d'oro, come moneta di corruzione. E infatti si spiega soltanto con la corruzione l'esito di moltissime battaglie. Battaglie in cui l'esercito del Regno delle Due Sicilie, che era numericamente superiore, addestratissimo, preparato a ogni evenienza, l'esercito avanzava, le truppe avanzavano, gli ufficiali le facevano ritirare, le facevano ripiegare. Questioni che veramente la storia non ha mai spiegato. Si erano comprati l'intero Stato Maggiore con la corruzione. Non tutti, perché ci furono anche degli ufficiali valorosissimi che continuarono a difendere la propria patria. Ma il problema poi venne dopo. Garibaldi sostanzialmente riuscì ad ottenere quello che il Regno di Sardegna non riusciva ad ottenere da solo, perché non aveva i mezzi, non aveva i finanziamenti, non aveva gli uomini, non aveva un esercito sufficiente. Neanche Garibaldi aveva un esercito sufficiente, ma la corruzione pesò moltissimo. Fatto sta che non vi sto qui a riassumere le tappe, le trovate sui libri di storia, per carità, ma buona parte del Regno della Chiesa e il Regno delle Due Sicilie caddero nelle mani dei garibaldini e di conseguenza del Regno di Sardegna, dei piemontesi. Si arrivò poi a una situazione molto particolare. Eravamo al 1859. La Toscana non cadeva. La Toscana non era mai stata aggredita militarmente, se ne guardavano bene. Il Granducato di Toscana non aveva mai subito aggressioni, né da parte di Savoia né da parte dei garibaldini. Lo fecero cadere con l'inganno. Con un'abile manovra di intelligence. Chiaramente avevano preparato il terreno,
mandarono un'ottantina di carabinieri reali sotto mentite spoglie a Firenze, dove questi incontrarono altri agenti, una quinta colonna che era sul territorio chiaramente, e si spacciarono per popolani fiorentini e organizzarono una sorta di moto insurrezionale. Moto insurrezionale che non vide la partecipazione della popolazione, ma che comunque servì per i giornali, per l'opinione pubblica, e che portò alla caduta dei Lorena, una caduta illegittima, fra l'altro, forzata. I Lorena, anche lì c'è l'amico Daniel Moscardi, che è un bravissimo storico, ha indagato molto a riguardo e ha contestato il fatto che il Granduca di Toscana non volesse spargere sangue. Preferì addirittura perdere il trono piuttosto che spargere sangue. Ma ci devono essere state delle trattative che la storia dovrà appurare, trattative segrete, perché fu troppo arrendevole. Fatto sta che dovettero giustificare poi la nascita di questi governi provvisori a Parma, a Modena, a Bologna, a Firenze. E li giustificarono come? Con i plebisciti, con il più grande inganno della storia moderna. Allora, parliamoci chiaro, non soltanto l'Italia preunitaria era uno stato analfabeta, uno stato in cui c'era oltre l'85% di analfabeti, ma era un territorio in cui qualunque stato vi fosse, dal Regno della Chiesa al Granducato di Toscana, pochi votavano. Oggi noi siamo abituati, oddio, dal 2011 ci hanno disabituati, però meno male che nel Novecento siamo stati abituati a votare. E addirittura, nonostante che il fascismo, no, ai tempi di Sansepolcro, all'inizio, no, avesse impugnato la bandiera del suffragio universale, poi tradì i propri propositi, perché in Italia non vi fu mai un suffragio universale, né durante il regno né durante l'epoca fascista. Il suffragio universale ci fu soltanto dopo l'instaurazione della Repubblica Italiana, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non si era mai visto un suffragio universale nell'Ottocento. In teoria e in pratica, chi votava nei vari stati italiani preunitari era forse un 15% della popolazione? A dir tanto, eh? In alcuni casi anche il 10%. Votavano soltanto le classi colte sulla base di un certo reddito, non c'era il suffragio universale e tantomeno votavano le donne. Cosa si inventano in Savoia per giustificare questo nuovo loro potere? I plebisciti a suffragio universale, che furono una colossale truffa, ed è tutto documentato. Anche Marco Della Luna ha voluto dedicare un intero capitolo di questo suo libro sulla truffa dei plebisciti. Vi potrei qui elencare dati, statistiche, ma sarebbe solo tempo tolto a tante altre cose che voglio dirvi. Questi plebisciti furono un inganno solenne, addirittura perché prevedevano il suffragio universale. Chi si recava a votare fisicamente, chi si recò a votare, era forse un 10% della popolazione, ufficialmente avente diritto. Perché? Perché il 90% neanche sapeva di dover votare.
le schede, chiaramente i plebisciti vennero gestiti da agenti elettorali sabaudi. E le schede erano precompilate. Nei giorni precedenti al voto, siccome c'era una situazione di legge marziale in vigore, perché erano territori formalmente, militarmente annessi dai Savoia, in cui vigeva ancora la legge marziale, in cui se uno faceva A veniva fucilato, in cui c'era il terrore, venne sparsa la voce, fra l'altro falsa, ma venne sparsa dai giornali e da manifestini, da manifesti affissi sui muri, che chi avesse votato no al plebiscito sarebbe stato fucilato, e la gente ci ha creduto. Quindi chi è andato a votare ha votato in buona parte per il sì, per l'annessione al Regno d'Italia. Chi non ha votato, che poi era circa l'85% degli aventi diritto, semplicemente avevano precompilato le schede e hanno fatto figurare come votanti il 90% della popolazione. Cioè, siamo alla follia. Cioè, oggi vota il 60% scarso della popolazione. Vi figurate se nel 1859 andava a votare il 90%? Ma siamo al delirio. Perché i Savoia dovevano vincere. Lo stesso Vittorio Emanuele II era sconvolto da questi risultati, perché non ci credeva, dicendo non è sostenibile, non ci crederanno mai. Eppure la storiografia complice del regime fece sì che la gente ci abbia creduto. E quindi ci sono stati questi plebisciti farsa in Toscana, a Parma, a Modena, a Mantova. Ma il problema grosso poi venne col Regno delle Due Sicilie. Il Regno delle Due Sicilie, fra l'altro, oltre ad aver avuto la prima ferrovia europea, oltre ad essere l'unico Stato europeo, e questo è un primato assoluto, in attivo di bilancio, neanche il Belgio e l'Olanda, cioè, aveva quantitativi d'oro nelle proprie casse incredibili. Era uno Stato che metteva moneta sovrana, era uno Stato sovrano, nel pieno senso del termine, in cui la cittadinanza si identificava, e che bene o male funzionava, e fra l'altro non aveva problemi di alimentazione, perché una delle più lungimiranti leggi del re di Napoli fu quella di contenere o vietare addirittura le esportazioni di cereali. Ferdinando II, resosi conto del problema alimentare, aveva vietato con ben tre leggi, se ricordo bene, l'esportazione cerealicola. E questo a discapito chiaramente di molte già multinazionali, perché già esistevano alimentari, anche inglesi, che erano molto contrariate da questo, perché volevano acquistare sotto costo i prodotti del lavoro dei campi del Sud Italia. Lui no, vietò l'esportazione di cereali, tutto doveva restare ad uso interno e tutto doveva essere equamente redistribuito fra le province, per cui non esisteva un problema di fame, un problema di alimentazione. Il Regno di Sardegna, invece, per poter fronteggiare le ingenti spese militari e in seguito anche dell'enorme debito pubblico che aveva, pensò bene di sequestrare e di nazionalizzare una miriade di conventi e di istituzioni religiose. Per carità, fece anche bene. Ma il problema qual è?
Il Regno di Sardegna non aveva uno stato sociale, non aveva uno stato assistenziale, se ne guardava bene, chiaramente non interessava. Ed era la Chiesa che assisteva i poveri, gli emarginati. Era il clero che elargiva le elemosine ai poveri, che poi erano tanti, pasti, una sorta di Caritas dell'epoca, diciamo, no? E Vittorio Emanuele II sequestrò tutto e si ritrovò da un giorno all'altro con l'enorme problema di centinaia di migliaia di poveri che venivano poi a insorgere dicendo qui ci dà da mangiare, cioè, e dovette fronteggiare il problema creando ex novo un minimo stato assistenziale, cosa che invece non c'era nel Regno delle Due Sicilie, perché effettivamente con tutti i difetti che potrà aver avuto Ferdinando II non c'era la fame, c'era un relativo benessere. Una volta conquistato il Regno delle Due Sicilie, non solo i Savoia si impossessarono dell'oro, buona parte se lo presero gli inglesi. È documentato che la maggior parte dei gioielli della corona borbonica siano finiti nella Torre di Londra, consegnati dai Savoia. Cioè fecero questo giro, no? Perché l'Inghilterra aveva messo la prelazione, li volevano. Ma l'Inghilterra chiaramente ottenne il dominio dei mari, che non spettò al Regno d'Italia. Col cavolo che glielo davano al Regno d'Italia il dominio dei mari, che era stato del Regno delle Due Sicilie. Ma il problema venne dopo. Il problema venne perché questa annessione che Cavour non voleva, e infatti Cavour venne fatto fuori, proprio perché si era opposto a questa annessione. Venne fatto fuori, fra l'altro, però non prima di aver speculato in maniera vergognosa dopo questa annessione. Perché Cavour era titolare di diversi interessi agroalimentari, parliamoci chiaro. E lui si beneficiò enormemente della produzione agricola meridionale. Ma a parte questa piccola parentesi, Cavour venne fatto fuori perché si opponeva a questa annessione e integrazione forzata di una realtà molto diversa, sia economicamente che culturalmente, oltre che linguisticamente. Ma a questo punto i Savoia avevano la pistola puntata alla nuca da parte della Francia e dell'Inghilterra, non potevano più tirarsi indietro. Si erano annessi il Regno delle Due Sicilie, dovevano mantenerlo, per volere dell'Inghilterra, per volere di Sua Maestà Britannica e per volere di Napoleone III. Non era facile mantenerlo, perché un conto era, sì, le vittorie garibaldine dovute alla corruzione dei generali borbonici. Un conto era piemontesizzare una realtà completamente diversa, che si ritrovò da un giorno all'altro a dover subire la burocrazia piemontese, la legislazione piemontese, anche fiscale, e la giustizia piemontese basata sulle fucilazioni molto facili. E le fucilazioni cominciarono fin da subito. Erano cominciate addirittura prima dei plebisciti, prima dell'unificazione. Garibaldi, ovunque passava, fucilava. Quando Garibaldi sbarcò in Sicilia, Bronte si sollevò in difesa del legittimo governo. Ci fu anche una rivolta contro alcuni grandi proprietari terrieri inglesi, perché l'Inghilterra era veramente mezza comprata dagli inglesi, la Sicilia all'epoca. Dopo la sollevazione di Bronte,
un quinto della popolazione di Bronte venne passata per le armi, fu un massacro, compresi i bambini. Questo è il tributo che ha dovuto pagare Bronte a quell'epoca. E immediatamente, dopo l'annessione del Regno delle Due Sicilie, cominciarono episodi di guerriglia, perché lo Stato Maggiore era stato corrotto, era stato comprato, una parte dello Stato Maggiore, chiaramente, per le battaglie chiave, ma l'esercito no. L'esercito del Regno delle Due Sicilie venne messo davanti a un bivio. O passate, gioco forza, con l'esercito del neonato Regno d'Italia, o siete passabili di pena di morte per diserzione. Soltanto metà degli effettivi dell'esercito accettò. Molti si congedarono, preferirono tornare alla vita civile piuttosto che vestire l'uniforme del Regno d'Italia. Molti altri si dettero alla macchia. Formarono bande partigiane, bande di resistenza. E iniziò una resistenza armata. Una resistenza armata che si manifestò fin da subito, che mise a dura prova l'esercito sabaudo con azioni di guerriglia. Azioni di guerriglia a cui l'esercito del Regno delle Due Sicilie era ben addestrato, per cui era ben addestrato. Questo fu un problema per Sua Maestà Britannica, fu un problema per Sua Maestà l'imperatore francese. Non era tollerabile. Stava fuggendo di mano ai Savoia la situazione. Questi episodi di guerriglia stavano dilagando a macchia d'olio e avrebbero di fatto rovesciato entro pochi mesi il dominio sabaudo sull'Italia meridionale e probabilmente anche su buona parte degli ex territori del Regno della Chiesa, dello Stato della Chiesa, perché anche lì si presentarono episodi di guerriglia. E ci fu una manovra molto abile da parte di Savoia. Queste sollevazioni militari, partigiane, perché non altro potremmo definirle, vennero etichettate come banditismo. Sui giornali venne presentato tutto questo, sui giornali di regime, come il fenomeno del banditismo, i banditi. Neanche fossero stati i predoni del deserto, stile Lawrence d'Arabia, no? Banditismo. E da lì in poi si è verificato un qualche cosa di terribile e di sconvolgente. Io ho citato il libro di Marco Della Luna. Voglio citarvi un altro libro molto interessante. Loreto Giovannone, La faccia nascosta del Risorgimento. Leggete il sottotitolo. La feroce repressione, le deportazioni e i lager per i resistenti e i civili del meridione d'Italia. È un libro molto interessante. Io ho conosciuto l'autore in una libreria a Firenze il mese scorso. E ho voluto acquistare il suo libro perché mi è piaciuto come persona, abbiamo parlato a lungo e è molto documentato. Lui è un topo di biblioteca sostanzialmente, consulta gli archivi, ha consultato per anni vari archivi, tra cui l'archivio di Stato a Firenze e a Roma, e ha documentato tutto quello che ha scritto. Ebbene, la famigerata legge Picca, che è stato uno degli orrori più assoluti della storia italiana, risale al 1864.
La legge Pica di fatto permetteva la deportazione. La deportazione dei cittadini senza processo e la fucilazione senza processo. Addirittura permetteva tramite tribunali militari allestiti ad hoc la fucilazione di qualsiasi sospetto di ribellione. È stata una delle leggi più aberranti del Regno d'Italia. Ma ben prima della legge Pica, già dagli inizi, immediatamente all'indomani dell'annessione del Regno delle Due Sicilie, le esecuzioni sommarie erano all'ordine del giorno. Interi paesi venivano incendiati, paesi dove noi si parla spesso, no, di quello che è successo fra il 43 e il 44 in Italia, l'SS, Sant'Anna di Stazzema. Per carità, la storia è storia, le cose vanno dette, ma l'SS agivano militarmente, si può discutere, per carità, ma se un partigiano uccideva un soldato tedesco, loro reagivano numericamente con la decimazione. 10-1. Era una legge di guerra. I Savoia, e qui siamo veramente al paradosso, andavano oltre. Non era la 10-1. Se in un paese dell'Irpinia, un paese del Sannio, un paese del Foggiano, c'era solo il sospetto che vi fosse un brigante, veniva incendiato tutto il paese. Prima veniva cannoneggiato con strage degli abitanti e poi veniva dato alle fiamme, altro che 10-1. Vi leggo una cosa. Nella seduta parlamentare del 29 aprile 1862, quindi più di un anno prima della promulgazione della legge Pica che ho menzionato poco fa, il deputato Giuseppe Ferrari affermava: non potete negare che intere famiglie vengono arrestate senza il minimo pretesto, che vi sono in quelle province degli uomini assolti dai giudici e che sono ancora in carcere. Si è introdotta una nuova legge in base alla quale ogni uomo preso con le armi in pugno viene fucilato all'istante. Questa si chiama guerra barbarica, guerra senza quartiere. Se la vostra coscienza non vi dice che state sguazzando nel sangue, non so più come esprimermi. Questo era un deputato del Regno d'Italia che giustamente sollevava obiezioni sulla condotta non soltanto dei militari, ma anche della politica nelle province occupate. Cosa è successo in quegli anni? Col varo della legge Pica vennero autorizzate le deportazioni e le fucilazioni di massa. Tutti coloro che avevano imbracciato le armi, sostanzialmente, la maggior parte erano soldati, ex soldati ufficiali del Regno delle Due Sicilie, dell'esercito del Borbonico, ma anche tanti civili, divennero oggetto della repressione sabauda. E la repressione fu tale, mascherata da contrasto al banditismo, che si accaniva sui familiari. Quindi venivano immediatamente rintracciati i familiari più prossimi del cosiddetto bandito. E poi si arrivava ad estendere l'albero genealogico fino ai cugini, ai parenti di secondo grado, di terzo, di quarto, di quinto. Alla fine praticamente tutto il paese del sedicente bandito veniva arrestato, fucilato o deportato. Quindi andavano a colpire sistematicamente gli affetti familiari per demolire psicologicamente e moralmente il morale dei resistenti.
perché questa fu una guerra di resistenza, fra l'altro durata anni. In Italia sono stati scritti decine e decine di libri sul banditismo, ma nessuno dice la verità. Nessuno dice che alla fine, per sconfiggere il cosiddetto banditismo, vennero deportate. Lasciamo stare il numero delle fucilazioni, perché è talmente elevato che veramente vi spaventerebbe. Oltre 100.000 fucilati. 100.000. E oltre 150.000 deportati. Cioè, i deportati dall'Italia alla Germania nazista dopo l'8 settembre del 43 furono molti meno di 100.000. Dall'ex regno delle Due Sicilie a nord Italia vennero deportati oltre 150.000 cittadini, inclusi bambini, destinati dove? Alle miniere o al lavoro forzato, nelle cave e nei campi. Anche in Val di Susa vennero reclusi in diversi fortini migliaia e migliaia e migliaia di deportati dal Regno delle Due Sicilie. E non contenti, dopo l'esperienza di questa deportazione che durò decenni, venne introdotto immediatamente il regime coatto, del domicilio coatto. Altre decine di migliaia di cittadini dell'ex Regno delle Due Sicilie, divenuti cittadini del Regno d'Italia, cittadini di serie B a quanto pare, perché venivano deportati con una facilità estrema, venivano condannati al domicilio coatto, dove, soprattutto in zone agricole del nord, dove di fatto venivano condannati a lavori forzati. E questa questione del domicilio coatto, che venne regolamentata da tutta una serie di leggi, non è mai stata abrogata di fatto, perché poi venne ereditata dal regime fascista, che se la trovò bella e pronta, e semplicemente venne trasformato in confino di polizia. E usato anche poco durante il regime fascista rispetto a quanto veniva usato durante l'Italietta umbertina e post-umbertina. Quindi la sedicente massoneria italiana, nata sull'onda della Gran Loggia in Inghilterra, ha delle colpe mostruose. Io lo scriverò, cioè lo sto già scrivendo, in quel libro che pubblicherò, Massoneria e Risorgimento, perché le cose vanno dette, e lo dico da massone. Un conto veramente è operare per la libertà dei popoli, per l'autodeterminazione, ma quando un popolo non vuole essere autodeterminato, come pretendono delle cabine di regia estere, è inutile che insistiate ad autodeterminarlo come cazzo vi pare a voi, cioè basta, e ne dovete subire le conseguenze, le cose vanno dette. Il Risorgimento italiano è stato una grande messa in scena per conto terzi, per conto di Francia e Inghilterra, in particolare della massoneria francese, della massoneria inglese e delle grandi corporazioni economiche e finanziarie francesi e inglesi. Il problema è che è stata fatta una Norimberga nel 1945, no? Ora ci auguriamo anche una Norimberga nel 2022, ma ancora non è confermata. Però, se nel 1945 è stata fatta una Norimberga per crimini di guerra, che ha riguardato tanti personaggi che sono stati processati, Hermann Göring in testa, ma in Italia è mancata una Norimberga. In Italia personaggi come i ministri degli interni che si sono succeduti dal 1861 in poi
e mi riferisco a Ubaldino Peruzzi, Giovanni Lanza, Giuseppe Natoli Messina, Desiderato Chiaves Torino, Bettino Ricasoli, Urbano Rattazzi, e la lista è ancora lunga, eh? Filippo Antonio Gualterio, Carlo Cadorna, Gerolamo Cantelli, Luigi Ferraris, Antonio Starabba, di nuovo Giovanni Lanza e poi ancora di nuovo Gerolamo Cantelli. Non hanno mai avuto una Norimberga. Eppure questi personaggi che ho elencato si sono macchiati di sangue le mani per oltre 15 anni, con decine di migliaia di fucilazioni sommarie, con omicidi indiscriminati di uomini, donne e bambini, con la repressione, con la distruzione di infrastrutture, di aziende agricole, di ponti, di stazioni ferroviarie. Tutto veniva distrutto pur di contrastare i cosiddetti briganti. Interi paesi dell'Irpinia, del Sannio, della Calabria, del Cilento venivano dati alle fiamme, bruciando vive le persone nelle loro abitazioni. Perché? Perché si sospettavano in combutta con i cosiddetti briganti. Cioè, queste sono pagine che vanno ricordate. Solo per questo certi personaggi avrebbero avuto bisogno altro che di Norimberga. Ebbene, lo Stato italiano è nato su questi presupposti. Poi, per carità, ha avuto i suoi meriti. La storia deve essere riscritta, lo sappiamo, ma io non è che voglio contestare tutta la storia dello Stato italiano. Lo Stato unitario ha fatto anche dei progressi, nonostante tutto questo. Ma la massoneria ha avuto tante ombre, tante zone grigie, perché la politica post-unitaria è stata soprattutto una politica massonica, quantomeno fino agli anni 20. È stata una politica massonica, purtroppo, al soldo della Gran Loggia Unita d'Inghilterra. Non ha avuto quell'autonomia che molti auspicavano. Sì, Stato laico, difesa dello Stato laico, la realizzazione del monumento a Giordano Bruno a Roma, l'abari di loggia in piazza quando venne inaugurato quel monumento, va bene, per carità, ma non una parola sulla più grande deportazione di massa della storia europea di cui siete stati complici, neanche una parola. A cosa serve osannare Giordano Bruno quando ci si rende complici della più grande deportazione di massa della storia europea moderna? A niente. Quindi è ora che certi personaggi si lavino la coscienza. Certi personaggi che si ostinano ancora a negare le loro responsabilità storiche, a distanza di oltre 150 anni. Tutti i grandi gran maestri attuali continuano a negare l'appartenenza massonica di Mazzini e di Cavour, quando sono documentate e provate, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma lo fanno perché? Perché vogliono negare o mistificare i rapporti con la Gran Loggia Unita d'Inghilterra e i legami intercorsi con la Gran Loggia Unita d'Inghilterra. E come storico mi farò molti nemici, ma voglio riportare tutto alla luce. Perché poi una nazione che nasce con l'inganno, che nasce sulla frode dei plebisciti, che furono un inganno totale, cioè, si parla della frode elettorale americana, no? In confronto i plebisciti italiani sono stati 100 volte più eclatanti come frode. Eppure, cioè, i libri di scuola ancora li difendono.
ce ne rendiamo conto. E poi, visto che l'occasione fa l'uomo ladro, o chi va con lo zoppo impara a zoppicare, no? I proverbi sono questi, non è che dicono falsità, eh? Lo Stato italiano ha continuato a proliferare sulla menzogna. Sulla falsa riga dei plebisciti, della frode elettorale dei plebisciti, e hanno ripetuto: squadra che vince non si cambia, no? Quindi hanno mantenuto la stessa linea e hanno perpetuato un'altra grande frode elettorale con il referendum istituzionale del 46. Io non voglio difendere i Savoia, perché i Savoia per me sono il fumo negli occhi, hanno commesso più crimini di regimi ben peggiori, ma nel 46 a referendum istituzionale vinse la monarchia con addirittura 2 milioni di voti di scarto e soprattutto grazie ai voti del sud, grazie ai voti della Campania in particolare. Eppure è stata perpetuata una frode elettorale colossale che ha fatto vincere la Repubblica, perché era stato deciso a tavolino che dovesse vincere la Repubblica. Quindi la Repubblica italiana, erede di uno Stato, il Regno d'Italia, nato sulla frode e sulla violenza e sull'inganno, a sua volta nata con l'inganno, con la frode e anche con la violenza, lasciatemelo dire. Cosa sperate dagli italiani di oggi? Perché l'Italia è stata scelta come paese cavia? Non solo per la grande dissonanza cognitiva, non solo per il grande analfabetismo che regna sovrano, ma anche perché è terreno fertile di certi inganni. Perché gli italiani ci cascano. Ci sono cascati all'epoca. Ci sono cascati nel 1859. Ci sono cascati nel 1946. E continuano a caderci. Potremmo andare avanti per ore a raccontare i crimini del Risorgimento. Stasera abbiamo appena scalfito la questione, perché non vi ho parlato tanto dei crimini di Garibaldi, non vi ho parlato delle intrighi di Mazzini, anche se io continuo a difendere la figura di Mazzini per tanti motivi, perché è stata forse una delle figure più genuine del Risorgimento italiano. Ma ci sono dei personaggi indifendibili ai quali sono state dedicate ovunque in Italia piazze e strade, perché doveva essere creato a tavolino il mito dogmatico del Risorgimento. Se avrete modo di leggere quel libro di Marco Della Luna che esce domani, forse rimarrete turbati. Forse rimarrete insonni per qualche giorno, per qualche notte. Però vi si apriranno veramente tanti scenari, perché Marco non ha mezze misure. Marco Della Luna mette veramente a nudo la realtà storica e dimostra, da bravo avvocato, proprio con dati alla mano, i crimini e le colpe di chi le ha commesse. Per stasera la chiudo qui, anche se sulla realtà storica del Risorgimento dovremmo continuare a parlare, perché c'è tanto altro da dire. Assolutamente sì, e ti ringraziamo tantissimo, Nicola. Mi viene anche da riflettere molto poi su quello che è il ruolo del brigantaggio e anche del banditismo, perché io son cresciuto con mio nonno siciliano che mi raccontava del bandito Giuliano e di tutte le storie a lui collegate. Si viveva come un eroe in quelle terre, perché veramente sul ruolo del banditismo in generale, e soprattutto anche con un occhio ai giorni nostri e in chi possono essere i nuovi banditi,
e i nuovi briganti del 2022, ci sarebbe molto, molto a che dire, eh? Che dici? Quello che viene fatto passare storicamente come brigantaggio o banditismo era resistenza. Era resistenza all'oppressione, era resistenza all'invasione ed era autodeterminazione. E è sempre la mistificazione storica, no? La storia la scrivono i vincitori, solo che per piegare questo brigantaggio, questo cosiddetto brigantaggio, hanno dovuto deportare 150.000 cittadini innocenti, che sono morti di stenti nelle miniere, nelle cave e nei campi del nord Italia. E poi, non contenti, hanno favorito, anzi quasi costretto con le armi, altri 200.000 cittadini ad emigrare in America. Venivano spinti anche con la violenza ad emigrare, i cittadini indesiderati. E anche lì si apre uno scenario quanto mai odierno su cosa viene fatto in molti stati ancora oggi, di come le persone vengano usate come un'arma da mandare in determinati territori, purtroppo. Nicola, io ti ringrazio, ma spero di poter fare poi presto anche una puntata anche insieme a Della Luna, quindi magari un bello speciale Basta Italia, che dici? Dai, sì, lo concordiamo. Ci risentiamo domani e concordiamo con lui un attacco. Grazie anche al nostro pubblico, direi che un'ora e tre quarti per questa sera possono bastare, ma è veramente è letteralmente volato il tempo in compagnia dell'entusiasmo e soprattutto dell'importanza di quello che ci ha detto Nicola, perché poi noi parliamo spesso di attualità e non smetteremo di farlo, ma è nulla l'attualità se non si capisce da dove si è partiti, perché, come è evoluto, perché poi tutto sembra paradossale finché non si guarda indietro e poi si capisce che in realtà è tutto normale e purtroppo si capisce anche dove si potrebbe arrivare se non ci si mette un punto subito e immediatamente. Quindi Nicola, grazie di cuore anche per quest'oggi. Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto a tutti gli ascoltatori, scriveteci anche i messaggi privati su Telegram, Facebook, Instagram, quanto prima li leggeremo. Se avete scritto e non vi è stata data risposta, riscrivete, perché per nostra fortuna siete in tanti. Io vi invito a recuperare anche tutte le puntate precedenti che trovate nelle playlist. Grazie di cuore a tutte le donazioni per chi può, con IBAN, con PayPal, con il bonifico, insomma, PostePay, abbiamo messo tutti i mezzi a vostra disposizione, gli abbonamenti che si possono fare al canale e sono anche quello nell'interesse di tutti, perché lo ricordo, sono abbonamenti inclusivi, quindi non è che più si paga e più si vede, anzi più si paga e più si contribuisce anche per chi magari non ha più il lavoro e non lo può fare, quindi è veramente un lavoro di squadra anche quello. Grazie Nicola, appuntamento quindi a prestissimo. Hare Krishna, ti faccio fare un ultimo saluto a tuo modo. Libertà. Thank you.